ammucchiarli, ammucchiarli, prima 18, poi adesso 25, sono già 42, poi magari ne arriveranno altri, la popolazione è stupida, anche perché sono state prese decisioni sempre sopra le nostre, e questo non lo vogliamo, perché che sta sola insieme ai cittadini. Aiutare, siamo tutti disponibili, ma vanno aiutati, non vanno spostati da un posto all'altro, tra l'altro pure per loro, come se fossero materiale da spostare. I problemi devono essere risolti, non accantonati e spostati. Che hanno preso, l'hanno portato tutto a via Lupi, sta ancora tutto là dentro al campo, non abbiamo gestito due sozzoni, adesso qualcuno ci può far credere che gestiranno 40 guarda persone così, comunque, senza lavoro, senza tetto, con una cultura oggettivamente lontana anni luce dalla nostra, due persone non abbiamo gestite, adesso non passiamo 40, la domanda grazie. Perché vi danno fastidio, non ci danno fastidio, sì, è il loro problema ai molteplici problemi che già abbiamo, e siamo abbandonati dalle istituzioni, è un dato di fatto. È un dato di fatto, le strade sono bucate da anni, c'è la gente che ci rompe le macchine, ci cadono le moto, qualcuno è venuto a aggiustarle, no, il quartiere è abbandonato, il quartiere è abbandonato, quindi mettere benzina sul fuoco non è certo la soluzione. Si muovono soltanto sulle emergenze, no? Il cascato appieno sulla Colombo, l'altro hanno sequestrato il motociclista che hanno fatto, hanno potuto riempire. Sono morti dei ragazzi a Capodanno che hanno attraversato la Cristoforo Colombo, che hanno fatto, hanno messo delle strisce illegali, perché il tonto che ha regione è tutto restituito alle isole pedonali, è una cosa illegale, scusi, so che c'è è morto uno due anni fa quando c'è stato l'allagamento, fogato, hanno pulito il canale, hanno messo una torre, sempre sull'emergenza, sempre sull'emergenza, allora, prima che succeda qualcosa, siamo qua, ecco. Cerchiamo di prevenire. Eravamo 2000 ed è cresciuto. Ora, che ci vogliono mandare questi ragazzi minori? Da 10 anni abbiamo un presidio fisso delle forze dell'ordine e abbiamo raccolto 12.500 firme e ci stanno prendendo in giro da 12 anni, da 10 anni. Perché? Perché ad ogni tornata elettorale arrivano, sì, ormai, e già cosa fanno. Poi una volta passata la festa, da poco così. Ecco, noi vogliamo sicurezza e questi non creano sicurezza, creano purtroppo, dico, più che malcontento, disagio, non emergenza, perché noi abbiamo tanti altri problemi.